Rispetto all'ospedale Immacolata, come dicevamo anche le volte scorse, alcuni passi in avanti si stanno facendo. Finalmente il 16 novembre è arrivato uno dei due radiologi che vanno a ricoprire l'incarico all'interno del reparto di radiologia. Il direttore generale ci ha assicurato che entro i primi di dicembre arriverà anche il secondo, in modo da coprire il personale medico del reparto. Stiamo continuando a fare la battaglia per il primario di cardiologia, perché non è stato bandito il concorso per il primario di cardiologia di Sapri, e quindi chiediamo invece che venga inserita questa figura nel concorso che tra poco verrà licenziato. Stiamo facendo una serie di battaglie sull'intero assetto del personale medico. E poi stiamo intervenendo anche rispetto all'organizzazione dei servizi. Ricorderete il caso del bambino di Spani che doveva aspettare 3-4 mesi per l'otorino pediatrico. Ecco, l'otorino pediatrico da dicembre in poi una volta al mese sarà presente a Sapri, così come sarà presente a Sapri un reumatologo che eviterà viaggi verso Vallo della Lucania. Insomma, stiamo cercando di trovare un po' la quadratura del cerchio. Non è facile, ma piano piano ci arriveremo.